Ok, come prima cosa ci chiede di impostare l'ora. Una volta impostata l'ora si spegnerà lo schermo e farà vedere quello che vediamo. Andiamo sul menu. Allora, impostiamo naturalmente, mi raccomando, le immagini in RAW. Intanto che stavo guardando questo schermo, che mi sono accorto che è touch, non pensavo fosse touch. Allora, la comodità di questa camera è che lo schermo si può girare, cosa molto utile per quando andiamo a fare degli scatti dal basso e andiamo a posizionare la camera praticamente a terra. Principali caratteristiche: abbiamo un sensore da 26,2 megapixel, mirino intelligente con 45 punti di messa a fuoco, abbiamo una sensibilità ISO massima che è 40.000, però si può espandere fino a 102.400. Funzione integrata del GPS che ci permette di, quando scattiamo, di sapere dove siamo, magari facciamo fotografia naturalistica, geolocalizziamo il luogo in cui siamo. Messa a fuoco dual pixel per immagine e video, anche tracciamento del viso, connessione Bluetooth wireless, così possiamo collegare un telefono, possiamo gestire anche uno schermino esterno, quindi usare anche il telefono. E abbiamo 6 scatti e mezzo per secondo. Il peso più sostenuto rispetto alla camera che avevo prima, non è neanche tanto pesante. Farò un altro video anche per elencare le principali differenze tra la mia vecchia fotocamera, la 1200D, sempre Canon, con questa nuova 6D Mark II. Andiamo a mettere l'obiettivo. Le cose che mi sono piaciute di più a primo impatto, a prima vista, sono schermo touch molto utile, molto comodo, girevole, maneggevole. Schermino secondario utile perché così non dobbiamo continuare a girare completamente la fotocamera per guardare. Face tracking comodo, utile, molto reattivo per inquadrare il viso. Quando premiamo leggermente mette subito a fuoco il soggetto, il viso. Fluidità anche del live tracking per quanto riguarda i video, perché si muove molto bene, traccia molto bene il viso anche negli spostamenti, non arriva in netto ritardo. Queste sono le mie prime impressioni. Questa è la Canon 6D Mark II. Prossimamente usciranno due video. Uno, la comparazione tra questa 6D Mark II e la mia vecchia 1200D. Secondo video invece, prime impressioni dopo il primo shooting, come è andato, come mi sono trovato. Ciao ciao e al prossimo video!